Dal 25 gennaio, per 6 mesi, questo spot sarà trasmesso 40.000 volte sul circuito video metrò nelle stazioni della metropolitana di Napoli e del sistema di metropolitana regionale della Campania. È la nuova campagna di comunicazione contro la violenza sulle donne, uno spot che le invita a non nascondersi ed a denunciare la violenza subita, ed è stato presentato oggi a Palazzo San Giacomo alla presenza di Valerio Caprara e dei rappresentanti di Cinema Fiction e del consorzio Media Network. Il fenomeno è in aumento. Le donne devono essere aiutate e incoraggiate a denunciare. La solitudine poi e l'isolamento porta necessariamente al femminicidio, perché noi scientificamente sappiamo che la violenza sulle donne è un'escalation, comincia piano piano e poi porta inevitabilmente al femminicidio. La protagonista, l'avrete riconosciuta, è l'attrice Rosaria De Cicco, sul cui volto si scorgono i segni dell'abuso vigliacco, fisico e psicologico, che avviene non solo in contesti di miseria e di degrado, ma è invece diffuso senza distinzioni sociali. Il messaggio è chiaro, quello di venir fuori, di denunciare, insomma, di non nascondersi. Noi sappiamo perfettamente quando è violenza e quando è un attimo invece di follia che poi passa, che si può comprendere. Se è violenza reiterata, abbiamo tutto il coraggio di denunciarla. Sarà sicuramente difficile perché non sempre la società ci aiuta, però siamo noi che la cambiamo la società, siamo noi, anche se non per noi stesse, per le nostre sorelle, amiche, figlie, e quindi è necessario che se qualcuno deve cominciare, dobbiamo cominciare noi.